Voglia di sole? Voglia di mare? Per le tue vacanze goditi l'estate. Scegli lidi e camping della Riviera di Minturno, con confortevoli strutture balneari, occasioni di relax, sport e svago all'aria aperta. Vieni a trovarci o visita rivieradiminturno.it. Benvenuti a questa nuova edizione di Golfo News. Partiremo come titoli, come sempre, per vedere le principali notizie di oggi. Purtroppo parleremo ancora del maltempo, ma questa volta è la storia triste di un uomo che è morto folgorato a Castelforte da un fulmine. Ancora sulla cronaca Scauri, una donna resiste a uno scippo e fortunatamente viene arrestato il ladro in manette, un 26enne. A Formia poi diversi arresti per spaccio di sostanze stupefacenti. È stato arrestato un 22enne per spaccio di cocaina e poi nella provincia di Latina un parrucchiere e spacciatore, arrestato un uomo di Pontinia. Andremo al calcio, come avevamo aperto l'edizione di ieri, tutti pronti per il Latina contro il Cesena per il passaggio in Serie A, invece il Latina si ferma sul più bello, il Cesena vince la finale e vola nella Serie A nazionale. A Latina un furto poi di cavi elettrici mette KO il servizio idrico. Acqua Latina ancora alle prese con i danni, questa volta però non per opera dell'azienda del servizio idrico. Sono ben 6 i comuni senza acqua. E poi chiuderemo con Gaeta perché c'è il via del primo master italiano in politica ed economia del mare. Bene, queste le notizie più importanti di oggi e partiremo proprio dalla tragedia avvenuta avanti al cimitero di Castelforte, dove dopo un violento nubifragio che si è abbattuto ieri sera, un uomo è stato colpito da un fulmine ed è morto folgorato. Si tratta di un ragazzo giovanissimo di 26 anni, di origine marocchina, residente a Minturno, molto conosciuto in zona, che lavorava nei campi e dopo aver cercato rifugio dalla forte pioggia che improvvisamente si è abbattuta sulla nostra provincia, ha cercato rifugio proprio sotto una quercia, che però non è stata una scelta fortunata, perché proprio quell'albero è stato raggiunto da un fulmine che lo ha folgorato. Il giovane non ha avuto nessuna possibilità di scampo, rimanendo carbonizzato, e lì vicino la sua bicicletta. È questo quello che si è trovato davanti i sanitari del 118. È stato inutile l'intervento del pronto soccorso. Manette ai polsi di un 26enne di Castelforte che ieri pomeriggio a Scauri in via Appia ha tentato di scippare una 57enne commerciante del posto nei pressi della Banca di Roma, dove si era recata per delle operazioni allo sportello. La donna non ha però avuto paura, ha reagito, non ha ceduto ed è stato il giovane ad avere la peggio. Ha infatti tentato di fuggire, ma è stato inseguito da due persone del posto che lo hanno bloccato, sono arrivati anche gli agenti e sono scattate le manette. A Formia i carabinieri hanno arrestato un 22enne perché quando lo hanno fermato nei pressi di Gianola e sottoposto alla perquisizione del veicolo di cui era alla guida, hanno trovato ben 7 dosi di cocaina. Così un 22enne di Formia è stato arrestato, immediata è scattata anche la perquisizione a casa, dove hanno rinvenuto tutto il necessario per il confezionamento e lo spaccio. Adesso è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E anche un negozio di parrucchiere poteva essere un ottimo punto d'incontro per spacciare. Quello che è accaduto a Latina, dove è stato
trovato tramite una indagine del nucleo operativo di Latina proprio sullo spaccio di sostanze stupefacenti, un parrucchiere che faceva da scudo con la sua attività alla raffineria. Pensate del crack. I militari hanno seguito le tracce della droga, hanno individuato ben due persone, un cinquantenne residente a Pontinia e un parrucchiere di professione di 39 anni. Entrambi adesso sono stati arrestati. L'avete sentito anche dai nostri titoli, Latina non ce l'ha fatta ad andare in Serie A, è finita, il Latina perde la seconda finale in casa contro il Cesena e vede svanire il sogno della Serie A. I nerazzurri sono stati superati con l'identico punteggio della gara di andata, ossia il 2-1. La pioggia e il campo pesante per i nubifragi di queste ultime ore potrebbero aver indotto il coach Breda a cambiare all'ultimo minuto la formazione, una scelta che però non si è dimostrata vincente. C'è molta amarezza, soprattutto tra i tifosi e chi ci aveva davvero creduto nella ribalta del Latina in Serie A. Restiamo nel capoluogo Pontino, dove sono stati rubati i cavi elettrici dell'impianto di produzione di Fiumicello e questo ha fatto sì che rimanessero senza acqua centinaia di abitazioni. Il furto è avvenuto all'impianto che approvvigionava Priverno, Villa Santo Stefano, Meanza, Rocca Gorga, Rocca Secca. Sono ben sei e anche di più i comuni e le abitazioni che non ricevono acqua da ieri. I tecnici di Acqua Latina sono al lavoro dalle prime ore della mattinata per ripristinare il normale funzionamento dell'impianto e attivare il servizio sostitutivo. A Gaeta invece il primo master italiano sull'economia del mare è partito proprio il 18 giugno ed è un importante risultato non solo per la città di Gaeta ma per l'intero comprensorio del Golfo. È un master che ha firmato una convenzione tra il comune di Gaeta e la LUIS, ossia l'università prestigiosa di Roma, e questo fa sì che, dice il sindaco Mitrano in una dichiarazione, è un vero onore per la città di Gaeta accogliere e promuovere un master che ha una rilevanza nazionale. Noi seguiremo queste e altri aggiornamenti anche nelle prossime edizioni di Golfo News. Per adesso però non ci sono aggiornamenti. Grazie per averci seguito.